Bene, ciao ragazzi, benvenuti all'unboxing dell'Arcos 80 Titanium qui su provacellulari.it. Andiamo subito ad aprire la confezione. Dentro troviamo un caricatore non italiano, una spina non italiana più lo spinotto italiano, da andare praticamente ad inserire nel caricatore che ha un come si può vedere un cavo proprietario non micro USB. Poi abbiamo appunto il cavo micro USB per collegarlo al PC e poi un altro adattatore per un altro paese, sempre dal punto di vista del elettrico. Poi abbiamo, vabbè, il tablet. Poi abbiamo una sorta di assistenza tecnica, la garanzia e un user guide. Questo è quanto. Possiamo togliere quindi la scatola e andiamo a vedere il tablet. Allora, il tablet è questo. E abbiamo quindi uno schermo IPS da 8 pollici, 1024 x 768 la risoluzione, una fotocamera frontale più una posteriore da 2 megapixel, quella posteriore e quella anteriore è la classica VGA per le videochiamate. Poi abbiamo Android 4.1 Jelly Bean, poi abbiamo una memoria di 8 giga più l'espansione tramite microSD, 1 giga di RAM, un processore. Poi abbiamo 440 grammi di peso, poi abbiamo 200 mm per 154 per uno spessore di 7,9 mm. Abbiamo in alto poi sul lato superiore il tasto di accensione, abbiamo il jack da 3,5, il mini USB, poi micro USB, poi la mini HDMI, poi abbiamo il jack per ricaricare praticamente lo spinotto, l'ingresso per lo spinotto per la ricarica, abbiamo il tasto di reset VT a vista e l'ingresso per la SD card. Il lato destro è pulito, il lato inferiore è pulito, il lato sinistro presenta invece il tasto fotocamera e il tasto fotocamera e il bilanciere del volume. Posteriormente abbiamo già detto della fotocamera, abbiamo questa bella scritta Arcos, questa bella rifinitura in alluminio, ottima al tatto, che permette di avere anche una buona sensazione di solidità e senza scricolii particolari del tablet. Abbiamo quindi qui poi lo speaker del tablet. Abbiamo la possibilità anche di utilizzare l'USB host, quindi di collegare chiavette e altri dispositivi USB al tablet. Bene, mi sembra che per questo unboxing abbiamo detto tutto. Andiamo ad accendere quindi il dispositivo. Mi riservo di testare il dispositivo in qualche giorno. Vediamo un po' come si comporta e faremo poi una recensione definitiva. Se avete richieste o alcune prove da fare sul tablet, naturalmente, come sempre, sul sito www.provacellulari.it sotto l'unboxing potete lasciarmi i commenti e quindi farmi sapere cosa volete che venga provato. Alla prossima, per questo unboxing è tutto. Ciao!